in questa città devi fare le grane. E se c'hai le grane, allora c'è il potere. E se c'è il potere, allora c'è pure le donne e i sigari. Eh sì, signor Montana, stavamo appunto parlando che lei dovrebbe procurarmi questa partita di sigari, il Toscanello XXL, che è introvabile e io lo devo assolutamente recensire. Manny! Ma io ti ho ucciso, Manny! Signor Montana, io non sono Manny, sono Sisma, stavamo parlando un attimo fa. Manny, sei qui davanti a me, Manny! Ho ucciso Manny! Ma, signor Montana! Manny! Allora su questi sigari ci posso contare? Ti puoi fidare di me su due cose, le palle e la mia parola, e io l'ho sempre onorata. Però, Tony, ti dico una cosa, e te la dico una volta soltanto. Non mi fregare. Amici carissimi di YouTube, un salutone dal vostro Sisma preferito. Quel gran birichino, diciamo così, di Tony Montana non ha mantenuto la sua parola e non mi ha procurato il sigaro in questione, quello di cui vado a parlare oggi. Quindi mi sono dovuto mobilitare da solo per andarlo a prendere in quel di Sasso Marconi, diciamo così. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, si capisce benissimo che Scarface è il mio film preferito in assoluto. E questa è la prova, lo stacchetto è la prova. Grazie sempre a quel grandissimo di Godosmos. Comunque state sintonizzati fino alla fine del filmato, insomma della recensione, che come sempre vi metterò la seconda parte dello stacchetto con anche qualcosina in più. Magari vi faccio vedere anche il quadretto che vi avevo promesso delle anille, insomma, che ho fatto attaccato nel muro di camera mia, insomma ragazzi. Quindi state sintonizzati fino alla fine. Comunque ragazzi, attenzione, rullo di tamburi. Oggi andiamo a parlare di un sigaro che è sulla, insomma, è un gran sigaro che io non vedevo l'ora di provare, anche perché mi è stato chiesto. Ma Sisma, uno di voi, insomma, nei commenti mi ha scritto: ma quando parlerai del Toscanello XXL? Io, preso da una gran curiosità e anche preso da una gran voglia di fumarlo, ovviamente, sono andato a prenderlo. L'ho trovato, guarda caso, nella tabaccheria di Sasso Marconi, e sono stato molto contento perché insomma l'ho trovato subito e sono contentissimo. Insomma ragazzi, sono contento perché anche, insomma ragazzi, l'ho già provato, eccolo qua, Toscanello XXL, l'ho già provato, me ne sono, insomma ragazzi, come starete vedendo nelle immagini di sovrimpressione, vi starò facendo vedere la scatola con tutti i 10 sigari dentro, perché ne ho ben due di scatole. Questa l'ho quasi finita, quell'altra ahimè la devo ancora iniziare, ma insomma ragazzi, questo sigaro mi ha preso veramente tanto che ho dovuto fare la scorta. Perché mi piace così tanto questo sigaro, come sempre ragazzi, andiamo a scoprire insieme. Ma prima di tutto vi farò un breve momento culturale, perché allora breve perché non ho trovato molte informazioni culturali sul web, non se ne parla molto di sto sigaro, incredibilmente, forse perché è appena uscito, forse sì. I Toscanelli in questione non ne viene molto parlato, però insomma ho trovato qualche informazione, diciamo così, da storieenogastronomiche.it, che ringrazio infinitamente tanto. Toscanello XXL, la praticità del nuovo sigaro ammezzato a pancia larga. Sentiamo intanto come introducono, insomma, la didascalia, che è veramente spettacolare. La sontuosità della pancia larga, intanto dove vai? Tieniti qua, ecco, così lo faccio vedere. Insieme alla praticità del formato ammezzato, è quanto offre il Toscanello XXL, sigaro in edizione limitata della manifattura Sigaro Toscano, il cui gusto è stato annunciato come morbido ed equilibrato. Morbido ed equilibrato, ragazzi. La sua miscela di tabacchi favorisce un accesso soft verso il mondo della pancia larga, garantisce il produttore, parlando di una fascia di tabacco Kentucky italiano stagionato della Val Tiberina, che racchiude un ripieno dove affiorano già dai primi puff le note armoniose e aromatiche tipiche del tabacco beneventano. Ovviamente ragazzi, io vi vado a dire anche il prezzo, perché sennò sarei uno stronzo. E il prezzo della scatola, ovviamente, non viene ovviamente venduto a singoli sigari, perché sono comunque ammezzati nonostante la pancia larga, è di 12 euro la scatola
contiene 10 sigare. Vi starò facendo vedere tutte le immagini, insomma, impressioni un po' qua e un po' là, insomma, ragazzi. Ora io ovviamente vado a parlare dell'aspetto estetico, sia della scatola in questo caso, sia del sigaro in sé. Perché la scatola, ragazzi, vabbè che è un'edizione limitata, starete vedendo nelle immagini di sovrimpressione, la scatola però è veramente figa, Cristo d'un Dio. La scatola parla di sé da sola, è veramente figa. Sì, è un'edizione limitata, quindi quelli delle manifatture del Toscana, insomma, hanno fatto, insomma, un po' i compiti a casa, insomma, hanno fatto sicuramente dei lavori con controfiocchi e controcazzi, hanno fatto qualcosa in più, essendo un'edizione limitata. Però, insomma, ragazzi, senza considerare questo, la scatola è veramente molto molto figa. Avercene di scatole così, insomma, non è ovviamente come una delle scatole tradizionali del Toscanello del Toscano, insomma, molto cartolose. Qui abbiamo una bella realizzazione, insomma, e dentro abbiamo, attenzione, abbiamo la meraviglia. Io parlo della meraviglia, lo so che, ragazzi, è un ammezzato, ma io parlo di meraviglia perché questo sigaro qua mi ha stupito veramente tanto, mi è piaciuto veramente tanto. Tanto vado a spoilerare un po' gli aromi e i sentori. Comunque si presenta ovviamente il sigaro piuttosto grezzo e piuttosto scuro, ma il riempimento intanto dentro fa parlare di sé, insomma, anche quello, insomma, è degno di nota perché è molto, come potete vedere anche dalle immagini di sovrimpressione, molto pigiato e quindi lascia trasparire che ci sia parecchio tabacco all'interno. Poi cos'altro dire, basta, è un ammezzato, insomma, è ovviamente a pancia larga, quindi è cicciuto. È cicciuto, quindi lo gradisco anche per quello, perché si intona un po' con la mia persona, insomma, ragazzi, capite? E adesso, per il vostro piacere, ce lo andiamo a provare crudo, eh? Che a crudo, ovviamente, è sempre tabacco Kentucky, ragazzuoli, ci si può notare ovviamente degli aromi tipici del tabacco Kentucky, come il cuoio, in questo caso il cuoio, anche un po' di legno, ma comunque io non vedo l'ora di andarmelo ad accendere. Insomma, ragazzi, avete capito che questo sigaro l'ho già provato in lungo e in largo, ma facciamo finta di non averlo ancora provato, ecco. E beh, insomma, ragazzi, preso dal fumo qua, ecco. Insomma, questo Toscanello XXL, già dei primi puff parte ovviamente, insomma, con delle caratteristiche molto diverse rispetto a un classico Toscanello o Toscano, che dir si voglia. Infatti è molto dolce e cremoso, non so dire altro. Insomma, qua ci si possono sentire degli aromi, tra i quali la frutta secca e il legno aromatico. Comunque, in generale è molto più dolce, molto più amabile rispetto a un Toscano Toscanello, che dir si voglia. Ecco, in certi aspetti si può dire che mi ricorda anche un Toscano classico per via della sua del suo equilibrio e della sua amabilità, ma come realizzazione è fatto molto meglio. Insomma, Sotsmel, ecco, c'ho quel vizio di buttarlo qua davanti. È anche un sigaro, insomma, ragazzi, che è leggermente evoluzionistico, perché io a questo punto, insomma, andando un po' avanti con la fumata, per me si evolve anche in echi balsamici, ma in maniera positiva, cioè, insomma, si evolve anche un pochino. Lo so, ragazzi, sto parlando di un ammezzato comunque, ma è un ammezzato con una marcia in più. Infatti io, ragazzi, questo qua lo considero, a me piace veramente tanto, come sigaro da tutti i giorni e mezzo, nel senso, ragazzi, adesso vado a spiegarmi, tutti i giorni e mezzo, perché è comunque un ammezzato, un sigaro da tutti i giorni, ma come tutti i giorni ti dà una marcia in più, ovviamente dall'ovvio fatto che ha la pancia larga e quindi la fumata dura un pelino di più rispetto ai tradizionali Toscanelli. Questo è leggermente più lungo e leggermente più grosso, non sto parlando di cose sessuali, ragazzi, ovviamente, ma a me, insomma, ma stupendo
stupito, ne avevo già sentito parlare sul web ovviamente, dopo averlo provato ho constatato di persona, ma a me mi ha stupito questo sigaro qua ovviamente per la paletta aromatica, perché è molto dolce per essere un sigaro toscano, è molto amabile. Insomma, sempre rimanendo nel gusto del Kentucky, ha una marcia in più rispetto, secondo me, a tutti i suoi fratelli, fratellini, fratelloni, insomma, che dir si voglia. E cosa volete che vi dica? A me questo sigaro è piaciuto veramente tanto, insomma, soprattutto nei suoi aspetti aromatici. L'unica cosa che non mi è piaciuta, ovviamente, in questo sigaro, per cercare, come faccio sempre io, il pelo nell'uovo, giusto per essere critici, è ovviamente la cenere. Ha l'aspetto tipico della mezzata, insomma, molto grigia, poco uniforme, ma ovviamente, se vogliamo proprio trovare il pelo nell'uovo in questo sigaro, è veramente un sigaro per tutte le occasioni. E beh ragazzi, sempre rimanendo nella quotidianità ovviamente, detta come va detta. E poi spero vi sia piaciuto questo video ragazzuoli, spero vi sia piaciuto il video, spero che l'abbiate gradito, spero di essere stato informativo ma soprattutto ionico. Adesso state sintonizzati per la seconda parte dello stacchetto, un salutone dal vostro sisma preferito e buone fumate a tutti, e mi raccomando ragazzi, state bene. Insomma, cos'altro devo dire? Ciao, momento. Brutto pezzo di... Pronto, sisma? Tony, allora questi sigari non me li hai mica procurati. Beh, lo faremo il prossimo mese, no? Ci saranno altri sigari, no? Te l'avevo detto fin da subito, bastardello presuntuoso, di non fregarmi! Ma con chi cazzo ti credi? Ma... vuoi fare la guerra? E noi facciamo la guerra, eh? Passami il sicario! Ma non Alberto, quello è morto, è già morto, passami l'altro sicario! Vuoi fare la guerra con me? Fai la guerra con più forte! Salutatevi il nemico Simba! Sto ancora in piedi, no? Sto ancora in piedi! Dai, spara! Spara! Sto ancora in piedi! Sto ancora in piedi, no? Oh, sto ancora in piedi! Oh, sto... ho ti coglioni, Sto ancora in piedi! Ma va a cagare, va! Sto ancora in piedi, no? Sto ancora in piedi! Dai, sparate! Spara! Sto ancora in piedi! Sto ancora in piedi!